Ma so dove trovarlo. Dove? Ah, lo so io. Frequentare il palazzo di giustizia serve a qualcosa. Le giornate di marzo sono ancora fredde. Io sono freddo rosso. Tu evidentemente no. La gioventù. 200.000 franchi per lei non sono una gran somma. No, assolutamente. Come vedi, qui c'è molto di più. L'incasso della settimana non è stato male. A proposito, non ti ho ancora offerto niente. Siediti. Scusami, sai, la casa è vuota. Già, la domenica niente domestici. Il deserto. No, non mi offre niente. Mi presti soltanto... I tuoi 200.000 franchi. Ma ragazzo mio, perché dovrei prestarteli? Con quale garanzia? Il tuo brillante avvenire? Non scherziamo io. Adesso che ricordo. Non sei tu che l'altro giorno all'udienza del giudice a me hai detto questo non è giusto. Anche la peggiore canaglia ha diritto a un avvocato. Che don Cristotto. Bene, ho capito. Lei mi rifiuta il prestito. Vuole vendicarsi. Ma niente affatto. Io ti ho ammirato in questo occhio l'udienza. Mi sei piaciuto. E poi chi ha detto che non te li voglio prestare i 200.000 franchi? No. Ecco qua. Le faccio una ricevuta? Come garanzia? Ci possiamo accordare diversamente tu e io. Diversamente? Che vuol dire? Ho detto tu e io. Cosa ti chiedo? Un po' di amicizia. Tu sei così deluso della vita. Avere un amico può far comodo anche a te. Che cosa ne dici? Posso anche regalarteli quei soldi. Io non so che farlo. Davvero? Allora, siamo amici? Se te ne vai ti ammazzo. E spara. Fermati. Ferma, io ti ammazzo. Un million prix marchand. Tant pis. Et l'autre petit frère, 500 000. Ouais. Et adesso, apri bene le orecchie. Chiamerò la polizia. Dirò che mi hai aggredito per prendermi i soldi. Il colpo di pistola... Sei tu che l'hai sparato, non io. Però mi hai mancato. Poi è seguita una lotta e abbiamo fracassato tutto quello che era qui. Alla fine sono riuscito a strapparti la pistola. Allora, hai capito adesso?